Ciao amici di All Music Italia, noi siamo i Voyeur e siamo pronti per partire per Las Vegas e abbiamo deciso di portarvi con noi. I chime in with a haven't you people ever heard of closing a goddamn door. No, it's much better to face these kinds of things with a sense of poison rationality. I chime in, haven't you people ever heard of closing a goddamn door. No, it's much better to face these kinds of things with a sense of, well, in fact, we'll all look at it this way. I mean, technically our marriage is saved. Abbiamo fatto scalo a Londra, adesso siamo a Heathrow e stiamo aspettando l'aereo per Las Vegas e siamo già distrutti. Dopo aver speso anche 9,90 sterline per un termometro. Senza poter fumare una sigaretta e contando che non potremmo fumarla per altre 13 ore. 14 ore. Poi sono talmente bigotti qua in Inghilterra che nell'area bambini non hanno nemmeno il gioco delle palline. Ci sono rimasto molto male. Addirittura non hanno il gioco delle palline. Ricordatevi una cosa, palline a parte. Comunque in ogni band c'è un bambino nella situazione. Ma per noi adulti, per voi adulti che volete fumare, non superate mai il gate di Heathrow perché poi non potete fumare. Io e Luca abbiamo provato ad andare in bagno, ma... è troppo affollato. Troppo affollato, non si può fumare. La corruzione non funziona in Inghilterra. Ciao a tutti, siamo in viaggio verso Las Vegas, mancano precisamente... troppe ore. Circa una decina di ore. Io non ce la faccio già più, però in compenso ho conosciuto una persona simpaticissima. Lui è il mio nuovo amico Dwight e... aspetta. Vediamo se c'ha una calcola. prova a vedere, dagli una mano per favore, bravissimo, ok, esatto, dovrebbe essere a posto. Dwight è veramente una persona fantastica, parla tanto anche, esatto, ha mangiato come un maiale, ha bevuto come un suino, veramente. Poi abbiamo conosciuto anche un'altra persona, il nostro amico Sandokan, che non possiamo far vedere in questo momento possiamo, perché è impegnato, da micro presentiamo, ma non posso girare la videocamera. Cioè devi far così? Come? Ah giusto, aspetta. È lui. Che anche lui. Meglio non farlo incazzare. Che anche lui c'ha una caccola nel naso. Davvero? Sì, sì. Cazzo. Pulisci la vede, Chico. Vedi che stai da. Siamo in viaggio dalla Londra e la Vegas. Prima regola. Se fai parte di Voyeur, mai addormentarsi con la bocca aperta. Eccoci, abbiamo appena passato il controllo americano, dove sono rimasto per ultimo. In pratica l'unica cosa che ho capito è stato hi e goodbye. Grande, però alla fine ce l'abbiamo fatta grazie all'interprete Chicco. E adesso entreremo nelle porte di Las Vegas. Purtroppo, cari amici di All Music Italia, l'anziano del gruppo non ha resistito al lungo viaggio. Adesso stiamo aspettando Bjorn, che spero si porti a casa perché è stato un viaggio allucinante. Goombas need a ride, you know? Yeah. No, that's not gonna get. I'm gonna get my ass kicked next time I go to Italy, right? Nelson? Yeah. Nelson? Mandelli. Mandela? Yeah. Mandela. Yeah. Hey, buddy. No. Hi, nice to meet you. What's your name? Jacob. Jacob? Because I look like an Italian actor called Ceccarelli. Yeah, I've seen you before. Hi, Luca. No, I'm Luca too. Yeah. Luca, I'm Luca.
stata una serata, una giornata un po' provante. Adesso mi sa che ci conviene andare a letto, ma sentiamo l'audio. Sì, dormo io con lui, tra l'altro. Amici di All Music Italia, ci siamo appena svegliati, è stata una nottata un po' intensa per il jet lag e adesso vi facciamo vedere un po' la casa di Bjorn. Accampamento. Qui la stanza padronale dove siamo io e Luca, poi di qua qui dove ci sono Cicca, Nelson e Chicco, che per motivi di altezza è stato messo in questo. Soprattutto c'è solo un problema in questa mattinata, che non riusciamo più a trovare il bassista della band, Luca. L'avete visto? No. No. Proviamo a guardare in bagno. Cioè, c'è quasi finito. La bandina quasi a posto. Ok, adesso andiamo a fare colazione, che poi dalle 11 iniziamo, che Bjorn ha deciso di metterci sotto subito da oggi. Niente jet lag per noi. Questa prima giornata è finita, oggi abbiamo lavorato veramente tanto, infatti è l'una di notte, ci siamo fermati solo per mangiare un piatto di pasta, abbiamo lavorato su alcuni pezzi nostri e li abbiamo riarrangiati con i consigli di Bjorn e il nostro cantante come ieri è messo veramente bene, infatti se vedete sta facendo i fumetti. Ci aggiorniamo domani. E sicuramente sarà un'altra giornata piena di lavoro. Ciao! E per fortuna che dicevano che faceva caldo con la spiga, si è fredda anche l'acqua che c'era per terra. Non si è per gelato qua fuori, sarà fanegna. Sarà il sole su 5 gradi, cioè.
piena. Buonissimo. Direttamente da Las Vegas, Nevada, che ci spiegherà il suo ukulele come suona. Hi, my name is Justin. I'm here to help these guys out with their recording. I'm one of the assistants here. I brought my instrument over here, my ukulele. It's one of my native instruments from Hawaii. It's basically a small acoustic guitar with the four bottom strings. Ciao Italia. Ciao Italia. Attenzione ragazzi, perché è un gatto importantissimo. È un gatto importante. Questo gatto è stato regalato a Bjorn direttamente da Billy Corgan, il cantante di Smashing Pumpkins, che possiede il fratello. È un gatto prezioso, dobbiamo stare molto attenti. Giusto Luca? Esatto. Eccoci qui al termine del nostro terzo giorno, è stata una giornata intensissima anche oggi. Bjorn ci ha aiutato a creare un nuovo pezzo e abbiamo anche utilizzato degli strumenti completamente nuovi per noi, sintetizzatori di chitarra che sono fantastici, abbiamo anche modernizzato un po' il sound della batteria con dei pattern R&B e abbiamo anche fatto ascoltare questo pezzo a un produttore di Praga che collabora con lo stesso Bjorn e ne è rimasto entusiasta, non vediamo l'ora anche di farvelo sentire a voi. In questo momento deve rimanere assolutamente top secret. E ultima notizia, bollettino medico. Volevamo darvi un aggiornamento sullo stato di salute di Andrea, il nostro cantante, che è ancora vivo, quindi non preoccupatevi, ma come l'altra sera... Scusate il dito. E sta continuando a fare fumetti, speriamo che si riprenda in fretta dalla voce. Vi diamo appuntamento a domani, buonanotte. Amici di All Music, good morning. Come tutte le mattine i lavori sono iniziati presto. Mentre Nelson e Luca discutono con Bjorn della sezione ritmica, vi porto con me dove Andrea e Chicco sono isolati a suonare in camera. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Finalmente oggi risplende il sole here in Las Vegas. Noi siamo fuori a fumare perché in casa questi americani hanno la brutta abitudine purtroppo di non fumare, non hanno questa sana voglia di fumo come noi italiani e quindi siamo qua nel nostro giardino privato di Mr. Torsrud. Adesso tocca a Luca, deve fare il basso, iniziamo le sessioni di basso. I don't feel the way I've ever felt. I know, gonna smile and not get worried.
sta andando? Sta andando benissimo, una mole di lavoro incredibile, mai lavorato così tante ore su un pezzo, però sta andando tutto veramente bene, cioè, tutta un'altra cosa rispetto a tutte le cose che abbiamo fatto finora, cioè, una roba veramente incredibile, un altro livello e Bjorn fantastico, veramente fantastico, ci stiamo uccidendo di musica ma alla grande. Oggi colazione a domicilio di Starbucks, non abbiamo tanto tempo da perdere per la colazione perché dobbiamo subito partire ancora con le canzoni. Ragazzi, per pronto lo facciamo oggi, c'è una voglia di mangiare il coniglio, allucinati. Ricetta del giorno. Per preparare un buon gatto alla vicentina, curarsi prima che il gatto sia maschio, lasciarlo 3 giorni sotto la neve a macerare, così prende il sapore selvatico, e poi cucinarlo come se fosse un coniglio. Chi è che ti ha detto questa ricetta? Un commilitone vicentino. Unless you feel, believe, believe in me, believe, believe. Questa canzone è stata suonata degli Smashing Pumpkins con un originale Fender usata da Billy Corgan. Notare che chitarra stupenda che Billy usava nel tour di Oceania. Sono soddisfazioni. Ragazzi, questa sera Bjorn ci ha prestato la macchina da usare con cautela, altrimenti qua il contratto viene stracciato all'istante. Ovviamente, chi è che guida? Capitano. Guido io. Stasera, seratona, andiamo a mangiare da McDonald's. It just takes some time, little girl, in a little out the ride. Everything, everything will be just fine. Everything, everything will be alright, alright. Hey, you know they're all the same. You know you're doing better on your own. So don't buy in. Live right now. Yeah, just be yourself. Siamo contro mano, Andrea! Bene, il progetto sta prendendo forma alla grandissima. Stanno uscendo delle cose inaspettatamente veramente fighe e per stasera finiamo un po' prima perché comunque siamo cotti e quindi ci diamo un po' alla pazza gioia in studio. Ciao a tutti, siamo in macchina con Bjorn e stiamo andando a scegliere il drum set per... DJV. Ok, stiamo andando, quindi probabilmente, anzi sicuramente suonerà una DV, che come ben saprete è una delle migliori marche di batterie che c'è. Wow.
Come procede Nelson? Procede che adesso stiamo accordando la batteria. È un lavoro più lungo di quello che pensassi, sinceramente, perché è la prima volta che uso questo tipo di accordatura. E adesso verrà Bjorn a darmi una mano e a spiegarmi un po' come, che tipo di accordatura vuole di preciso. You do that, right? How did you guys do it last night? I don't remember it. Okay, for the harmonics. For the tuning? Yeah. For the harmonics. 4D. Yeah, so it's got to come down a little bit. Down? Yeah. Cari amici, fortunatamente qui in America non c'è solo il calcio come da noi in Italia, anche se ora è sempre Forza Atalanta. Noi Voyeur vogliamo esportare anche in Italia il baseball, lo sport nazionale americano, e per questo siamo venuti qui a scovare delle giovani promesse del baseball del domani. Tra l'altro, se potete notare anche lì nel mezzo, vedete che c'è anche il nostro chitarrista Chicco. Tight, I'm gonna need you to keep time. Come on, just snap, snap, snap your fingers for me. Good, good, now we're making some progress. Come on, just tap, tap, tap your toes to the beat. And I believe this may call for a proper introduction. And well, don't you see? I'm the narrator and this is just a prologue. Sono bravi, Andrea. Sì, ma tu hai capito lo scopo del gioco? Sera pasta, rigorosamente Barilla, e per ogni pasta ci vuole il giusto condimento, la giusta polpa di pomodoro. Ok, Safeway Kitchens, sapore italiano. Oggi su Las Vegas, quelle che state vedendo sono le montagne del Nevada. Noi qui siamo al confine con il deserto e dietro questi altissimi monti trovate la Death Valley. The world is a vampire. Sera per cena abbiamo deciso di fare pasta oil, garlic e chili pepper. Abbiamo trovato dell'ottimo olio extravergine americano di oliva, del peperoncino e dell'aglio che adesso sto facendo soffriggere. Posso solo dire una cosa per tutte le band di Milano e Interland che ci stanno seguendo: continuate a seguirci, perché con All Music abbiamo pensato una bellissima e grossa sorpresa per voi, ma adesso non vi svegliamo niente. The centering today. The premier match. Over here in the left corner we have the drummer extraordinaire and man of all men in his dreams. In this corner we have the redhead. Bring it forward, tap your hands, clap. Get back to your corners.
Ti spiezzo. Ding ding. Captain always win. And just like I said, in that corner a pussy. Per tutti quelli che pensano che lo stereotipo della rockstar sesso, droga e rock and roll sia vero, ora qui ne abbiamo la smentita perfetta. So let's speak of rock and roll. Yeah, we speak about rock and roll. In what way? And about the stereotype sex, drugs and rock and roll, it's not true because we are working hard just like... And there's been no drugs, no sex, no drinking, no anything. No. Only rock and roll. Only rock and roll. If you're listening, whoa! Fan degli U2, quale sono? Questo è uno dei delay utilizzato da Dave Evans, conosciuto come The Edge, e non vedo l'ora di provarlo perché adoro il suono di The Edge, quindi speriamo di cablarlo in fretta. E bravo The Edge! E bravo The Edge! Hey Mike, I am Andrea, sono italiano, from Italy. Siamo qui da Bjorn a mangiare pasta, spaghetti, terroni, pizza, mandolino, mafia, cappuccino. We are here to record. We are a big fan of you. Bye. Bye, bye. Don't call me. Call Bjorn. As soon as you can. Okay. Hi, Mike. Ciao, 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 Andrei una piccola... Come ti sei sentito? Mi sono sentito... Bene. Cool. Classico italiano all'estero che chiama il batterista di Smashing Pumpkins. Cool. Cose che capitano tutti i giorni. Le registrazioni stanno andando un po' lunghe, un po' troppo lunghe forse. Sono tre, molto, ma anzi andremo a mattina. Lo zio non ce la sta facendo più, ridotto a berci la tisana. Tisanina a Las Vegas con la tisana. Siamo arrivati al nono giorno in studio. Ieri è stata una giornata veramente provante. Abbiamo fatto le ore piccole, sempre a suonare. Però adesso show must go on, non bisogna mai mollare. Quindi devo andare a svegliare Luca, il nostro bassista, che deve assolutamente fare tutte le parti di basso, entro oggi. Solo che è veramente duro da svegliarlo. Luca! Luca, oh, svegliati, dobbiamo, devi andare a finire tutte le parti di basso. Pronti. You know you make me break out, make me break out. Abbiamo scelto i probabili singoli e ci stiamo focalizzando su quello. A differenza di come si lavora in Italia, abbiamo fatto la demo della demo e si lavora, no? Sono anche fatto male a un piede io per lavorare. Si lavora tanto, ci stiamo concentrando adesso, dovremo quindi riregistrare ancora tutto. Stiamo usando una strumentazione che non
professionale? Bjorn, veramente un sacco di effettistica, stiamo creando dei pezzi, comunque prendendo una nuova direzione, cioè portandoci a un livello superiore a quello che abbiamo sempre fatto, e sto uscendo veramente una cosa molto interessante, lui è contentissimo, e quando poi il produttore degli Special Monkeys ti dice che è una gran voce, sono sempre belle soddisfazioni. Mentre io mi sto facendo la mia dose quotidiana della mia droga preferita, l'erisimo, per mantenere in forma la voce, vi faccio vedere come Bjorn ha allestito per registrare la batteria e il basso. Ha messo delle luci particolari per poter mettere a nostro agio i nostri musicisti del cuore, e in più ha calcolato esattamente tutte le distanze, tutti i microfoni, sia quelli panoramici, con una precisione assoluta, molto atmosfera. Sempre sul pezzo. È tutta inoltrata, e poi erano 10 minuti di pausa. Vedo Chico che ha preso la chitarra, probabilmente avrà una nuova ispirazione. Con queste nuove note vi dedichiamo tutti. A causa di un contrattempo stiamo andando in centro a Las Vegas a comprare una scheda audio con Bjorn. Speriamo di risolverlo velocemente e continuare con le registrazioni. Ciao! Abbiamo mangiato un hamburger buonissimo, adesso stiamo mangiando anche la famosa cheesecake alle fragole di Dubars. Dovete sapere che questo posto è uno dei più antichi ristoranti di Las Vegas, e stiamo aspettando Bjorn con la scheda per poter tornare in fretta in studio e finire le ultime parti che ci mancano prima di tornare a casa. Abbiamo trovato un nuovo amico che probabilmente abbiamo deciso di portarci in Italia per far raddoppiare le vendite. The Godfather of Magic. There you go. Chinese coin with 50 cent piece. You know why it's my Chinese coin? Yeah. First one made here in America. Here, watch. Open up your right hand. Place them both in the palms. Close your hand. Turn them over. Bring them down this way. Right there. Open them up a little bit. A little bit more. A little bit more. Right there once you got the one. There you go. Hold that one really tight. Okay. Watch the 50 cent piece. Think Chinese food. Wave of a hand. I bought those coins. We'll change places. Take a look inside. To my wise guys. You know why those are my wise guys? No. They're constantly getting themselves into trouble. You know how? Place that guy in a palm. Place that guy in a palm, make a fist. Wave of a hand, snap the finger, get back together. Yeah. I get it. They're stuck. Either way you tug on them, they're not going to come apart. It's all in a light rubbing. That's what takes them apart. You ready for the best one? Sure. This is the grand. So I just got coffee.
oggi nervi a fior di pelle anche tra noi della band. Iniziavo a sentire un po' la pressione, la stanchezza dei giorni, la pressione che non ci voleva questa sfiga della scheda che si è rotta a Bjorn. Quindi adesso abbiamo gli ultimi due giorni per dover finire tutta la registrazione. Siamo tutti un po' così. Io per primo sono già incazzato di mio come una biscia. Vediamo, speriamo. Faremo le ore piccole, ci stiamo facendo i turni per dormire perché dobbiamo per forza riuscire a completare tutta la registrazione. Volevamo darvi la buonanotte, visto che per noi sarà ancora molto lunga, visto che le cose si stanno mettendo bene, stiamo recuperando il tempo perduto. Volevamo darvi un'altra informazione per quanto riguarda la sorpresa organizzata dal Music Italia, che interessa le band di Milano e Interland. Si tratta dell'apertura del nostro live, nostro primo live di rientro da Las Vegas, appunto in un locale storico di Milano. Per le maggiori informazioni seguite il video di domani. Ciao! Sono quasi le 5 e mezza del mattino qui a Las Vegas. Ho appena finito alcune delle parti di chitarra che andranno a finire nella canzone che stiamo registrando. Adesso tocca a Checa, non so se state sentendo, sta facendo i primi check con Bjorn. E è stata una giornata produttivissima. Adesso vado a fare qualche ora di nanna, così posso recuperare un po' di energie e continuare in mattinata quello che ci siamo programmati di fare. Siamo arrivati all'ultimo giorno, ci stiamo andando a fare per l'ultima volta colazione da Jacques Café per mangiare i nostri pancake. È stata una nottata non lunga, cioè non è proprio mai finita. Cecca, chitarre. Quasi finite, ci siamo quasi. Quante ore hai dormito stanotte? Zero. Sono sveglio dalle 8 di ieri mattina. Diciamo che il nostro chitarrista Cecca è stato abbastanza spremuto. Intanto Chicco è rimasto a fare le sue chitarre. Sotto torchio da Bjorn. Noi facciamo una colazione veloce, dobbiamo iniziare a preparare i bagagli. E poi fino a stasera ancora sotto giù. Beviamo l'ultimo caffè americano allo zio. E voglio. Manca praticamente un quarto d'ora che dobbiamo partire per andare in aeroporto e stiamo finendo l'ultimo tracce di chitarra. Praticamente da quando siamo atterrati a non si vola un cazzo. Fino a proprio due minuti prima di partire, musica. Va bene così. We'll be right back.
nostra avventura qui a Las Vegas è finita. Siamo fortunatamente riusciti a completare tutto. Adesso siamo un po' di fretta perché ci sta per partire l'aereo, però siamo tutti molto gasati e soddisfatti perché siamo riusciti a portare a termine tutto quello che dovevamo portare a termine, tutte le registrazioni, ad eccezione di una linea di batteria, che quindi il nostro caro batterista Nelson si fermerà qui ancora un paio di giorni in quel di Las Vegas e ha spostato il volo, ospite di Bjorn. Che dire, siamo contentissimi, siamo soddisfattissimi di quello che sta uscendo, Bjorn è contentissimo, ci ha messo a nostro agio, è stato veramente un onore poter lavorare con lui e soprattutto questo è l'inizio ufficiale della nostra collaborazione con lui in quanto ufficialmente è il nostro produttore. Siamo molto contenti di tutto, ci tenevamo a ringraziare tantissimo All Music Italia per lo spazio che ci ha concesso con questi video diari, a ringraziare tantissimo il suo direttore Massimiliano Longo e soprattutto adesso possiamo svelare la sorpresa a tutte le band emergenti rock di Milano e dell'Interland. C'è la possibilità di poter aprire il nostro primo concerto nel rientro da Las Vegas che si terrà il 14 marzo, che è un sabato, al locale delle Scimmie di Milano. Per chi fosse interessato può mandare i pezzi alla mail direttore@allmusicitalia.it. Noi siamo contenti, adesso dobbiamo tornare. Grazie Bjorn. Grazie a tutti. Grazie Bjorn. Speriamo che l'aereo non precipiti. E rock and roll!